Salve a tutti, qui è Infinito e raggiunto un certo numero di iscritti, beh, rivelerò molte informazioni su di me e arriverò anche al face reveal in questo canale, quindi vi consiglio di darci dentro. Mettete mi piace al video e iscrivetevi assolutamente. I superpoteri sono il sogno nascosto di chiunque. Ottenere quella forza da Superman o diventare un Super Saiyan fa drizzare i peli anche alle femmine. Ma a quanto pare nel mondo animale ci sono più probabilità di trovare esseri con capacità simili a un supereroe piuttosto che nel mondo umano. Andiamo a vedere alcuni animali con degli incredibili poteri fantasmagorici. Oddio, ho davvero detto fantasmagorici? Cominciamo. Numero 1, Gerridi. Si chiamano gerridi o insetti pattinatori, che è più semplice per gli amici. Hanno un superpotere molto simile a quello di Gesù. No, non trasformano l'acqua in vino, ma ci camminano sopra. Sopra l'acqua, intendo, non sopra il vino. Sono tra i pochi animali al mondo, insieme al basilisco verde, in grado di camminare sull'acqua. Ma come fanno? Gli insetti pattinatori hanno a disposizione delle zampe particolari ricoperte di oli speciali. Una sostanza idrofoba che respinge l'acqua e permette alle zampe di non affondare subito. Sembra quasi che stiano pattinando. I basilischi verdi invece non hanno questi oli sulle zampe, ma utilizzano un altro metodo. Hanno delle lunghe dita munite di una membrana che si spiega durante la loro corsa sull'acqua. Premono molto, ma molto forte sulla superficie dell'acqua e, mantenendo la stessa velocità e andatura tutto il tempo, riescono a percorrere ben 5 metri senza affondare. Finché alla fine ovviamente la gravità torna a farsi sentire. Numero 2, Falco Pellegrino. Mentre Flash e Superman combattono per sapere chi è il migliore, anche se noi già lo avevamo capito, eccovi invece nel mondo reale l'animale più veloce conosciuto, il Falco Pellegrino. Fortunatamente si trova praticamente in qualunque parte del mondo, quindi potreste un giorno avere la possibilità di osservarlo se riuscite a stargli dietro. Infatti la sua velocità massima è di 390 km/h in discesa. Praticamente l'animale più veloce al mondo, quasi come la Bugatti Chiron, però quasi vola. È chiamato Pellegrino perché in testa sembra quasi abbia un cappuccio nero come i pellegrini viaggiatori. Le femmine sono un po' più lente perché sono più grandi dei maschi del 30%. Numero 3, Otofangus Taurus. Dopo l'essere più veloce del pianeta, passiamo invece al più forte in assoluto. Non è Hulk, lo so, vorreste anche voi essere degli Hulk in carriera e spaccare tutto come non mai dopo esservi arrabbiati, ma sfortunatamente gli esseri umani non sono in grado di fare ciò che può fare questo scarabeo. Sì, gli scarabei, quelli che si trovano in natura e che spesso vedete negli anime anche. L'Otofangus Taurus, che spero acquisti un nome più umano, è in grado di sollevare 1000 volte il suo peso. Capite cosa vuol dire? È una cosa quasi impossibile. Pensatela così: voi pesate 60 kg? Beh, anche facendo palestra potreste al massimo sollevarne 80, rimanendo dello stesso peso. A meno che non aumentiate di peso, non riuscirete a sollevare facilmente pesi superiori. Invece il nostro scarabeo solleva 1000 volte il suo peso quasi senza problemi. Numero 4, Anguilla Elettrica. Anche l'elettricità è un altro superpotere che mi piacerebbe avere per rapinare banche. Cioè, non volevo dire quello, per fare del bene, ovviamente. Beh, e magari arrotondare lo stipendio rapinando banche. E dai, capitemi, non posso vivere di amore e felicità. Comunque sia, un po' come il nostro uomo elettrico in Amazing Spider-Man, eccovi l'anguilla elettrica. Nonostante sia chiamata anguilla, non ha niente a che fare con questo genere di animali. Infatti è un pesce ed è in grado di generare forti scariche elettriche di qualche centinaio di volt, grazie a dei particolari muscoli disposti lungo i suoi fianchi. Il suo corpo è liscio e vellutato come la pelle di un bambino e può raggiungere la maestosa lunghezza di ben 2 metri e mezzo. La sfortuna per lui è che ogni 10 minuti è costretto a risalire in superficie per respirare anche un po' di aria. Numero 5, Axolotl. Lo vedete? Questo è forse l'animaletto marino più carino del mondo, qualcosa che fa sciogliere i cuori di ogni persona soltanto alla vista. Ma non siamo qui a parlare di questo. Anche lui è un supereroe che però in pochi conoscono. Non solleva 1000 volte il suo peso e non vola nemmeno, ma è in grado di rigenerarsi. Se danneggiato, questo animale è capace di rigenerare senza cicatrici, arti, polmoni, midollo spinale e persino parti del cervello. Sembra che questa caratteristica molto particolare derivi da delle cellule molto simili a quelle staminali adulte, presenti nei mammiferi. Sfortunatamente questo piccoletto è praticamente considerato estinto a causa di molti fattori. Anni fa veniva addirittura servito come piatto pregiato nei ristoranti, ma dopo ne fu vietata la pesca a causa della bassa reperibilità. Dopo un po' di tempo, però, il loro habitat marino è stato danneggiato sempre di più, rendendogli impossibile la vita. In cattività potreste trovarne alcuni, visto che ormai è l'unico modo.
magari non sono estinti ma semplicemente non li vediamo visto che sono davvero piccoli. Si parla di qualcosa che raggiunge al massimo 45 cm di lunghezza ed è raro trovarne sopra i 30. Numero 6. Chitoni. Quasi sicuramente nemmeno sapete cosa sono, ma vi illumino io. Sono molluschi marini algivori con evidenti caratteri di primitività, quindi potrebbero essere davvero molto ma molto vecchi, anzi lo sono. Il loro superpotere potrebbe renderli simili a Magneto degli X-Men, magari potrebbero entrare a far parte del prossimo film, chi lo sa. Mentre i denti degli esseri umani sono composti da calcio, quello dei chitoni è composto da magnetite, il minerale con il più alto tenore di ferro e le più intense proprietà magnetiche. Riescono ad attirare su di loro qualunque cosa sia fatta di ferro. Numero 7. Rana pelosa. Ecco un altro X-Men, stavolta si parla del Wolverine della natura. Le rane pelose sono rane molto speciali, con dei peli sul loro corpo, che si sono sviluppate per via dell'adattamento. Grazie ad esse riescono a rimanere sommerse in acqua senza emergere per respirare, mentre si prendono cura delle loro uova. Ma non è questo che ci interessa. Tutti hanno i peli, chi se ne frega. Ciò che interessa a noi è che sono in grado di distruggere le loro ossa e tirarle fuori dalla bocca a piacimento per usarle come armi. Capite? Possono rompere qualunque loro osso e sputarlo fuori come Wolverine fa con gli artigli. Numero 8. Crotaline. Sono una sottofamiglia delle vipere, ma non sono meno pericolose. Oltre ad essere velenose e spesso in grado di mimetizzarsi sul terreno grazie alla loro pelle praticamente simile alla natura dove si trovano, sono temibili e pericolosi ovviamente. Ma la cosa peggiore è che non siete al sicuro nemmeno di notte, hanno infatti uno sguardo a infrarossi, insomma non potrete nascondervi da nessuna parte. Numero 9. Stambecco delle Alpi. Anche qua in Italia abbiamo un animale in grado di fare praticamente l'impossibile. Sto parlando dello stambecco delle Alpi. È un mammifero presente appunto nelle Alpi ed è in grado di combattere la gravità. Infatti possono scalare pareti verticali come se non ci fosse un domani. Sono stati ripresi spesso su una diga nelle Alpi a compiere l'azione con molta naturalezza. Sembra ci riescano grazie alle zampe particolari e ovviamente alla loro forza, non solo fisica ma anche di volontà a quanto pare. Mentre io faccio fatica anche a mettermi sul letto la sera quando sono troppo stanco. Numero 10. Gecko. Concludiamo con questi rettili adorabili che adotterei volentieri. Il loro potere è quello di riuscire a camminare sulle finestre e le superfici specchiate in generale grazie a tantissimi piccoli peli presenti sulle loro zampe che esercitano una specie di forza elettrostatica. Spider-Man levati proprio. Beh, cosa abbiamo capito alla fine? Che gli animali sono più forti di noi esseri umani. Fortunatamente sono praticamente tutti innocui o troppo piccoli per conquistare il mondo e ucciderci. Ci sentiamo alla prossima, gente, magari con altri superpoteri e altri animali.